stato il primo anno da titolare in Serie A2. Diciamo che le aspettative erano alte, ma il risultato non è arrivato per diversi fattori. Però penso che l'importante è stato trarre il più positivo da questa esperienza, è stata quella di giocare da titolare appunto il campionato di Serie A, e tralasciando poi tutti gli altri problemi al di fuori che sono arrivati, insomma. Quindi sono contenta per questo e ecco, lo trovo anche un modo per ricominciare e continuare, ecco, da dove ho lasciato e fare meglio. Sì, la 2 è sicuramente un gran campionato dove ci sono grandissime giocatrici, dove la palla viaggia anche a livelli, cioè a velocità superiori. E sì. Non hai un attimo di tempo per, ecco, pensare ad altro, perché la palla successiva arriva subito e certo è molto importante rimanere, ecco, sul pezzo e non perdere la concentrazione, perché appunto ti ritrovi a giocare contro giocatrici grandissime, di grandissimo livello. E anche lì non abbiamo raggiunto l'obiettivo che desideravamo, però anche lì ho avuto l'opportunità di finire l'Under 18 facendo anche diverse partite, finali provinciali, questo tipo di partite qua. E poi ho avuto l'opportunità anche di giocare qualche partita in B2 per aiutare appunto la squadra delle ragazze della B2, e poi sì, è arrivato il primo anno in Serie A2, che devo dire che il livello si è alzato e è stata una grandissima esperienza, anche dove mi sono potuta confrontare con gente più grande, gente che ha esperienza su questi campi, e ringrazio appunto per questa esperienza, perché è servita, devo dire. Sì, a Roma sono stata durante il periodo del Covid, quindi diciamo che il campionato è stato interrotto diverse volte, però sì, abbiamo lavorato tanto anche lì con tantissimi allenatori, perché lì gli allenatori bravi ce ne sono, tra la squadra sì di Volleyro e della Fenice. E sì, continuando col settore giovanile, poi abbiamo giocato anche la Serie B e è andata bene. Lì è stato un progresso molto importante, anche perché venivo da aver giocato sì nella squadra del mio paese a Messina, poi a Catania, però ancora non ero mai uscita da quella che è la mia terra, tra virgolette. E sì, è stata la prima esperienza fuori, in un club comunque che ha avuto tantissimi riconoscimenti negli anni e che tutt'oggi a grandi giocatrici e grandi allenatori. I miei hanno giocato e allenato pallavolo, quindi diciamo mi hanno sempre indirizzato in questo mondo, e poi non avevo neanche molte possibilità vivendo in un paesino, quindi sì, devo dire che non ho mai pensato di fare altro, insomma. Sì, volevo trovare una squadra che mi permettesse di giocare, di migliorare, di migliorarmi, e appunto si è presentata questa opportunità, scendendo anche di categoria, ma Volano gioca sempre per i primi posti in classifica, quindi ecco, per questo. Sì, di crescita personale sicuramente, come tutti gli anni è buono mettersi degli obiettivi, e di squadra anche sicuramente i playoff, o comunque arrivare tra i primi posti in classifica, dare comunque il meglio sempre e vedere appunto dove si arriva. Questo, diciamo, penso sia il sogno un po' di tutte noi giocatrici. Sì, quello di arrivare un giorno in A1. Thank you.